Sono praticamente in tailleur, però sono svaccata sul letto e ho il calzino con i gatti, quindi una conversazione sciallona sarà oggi, in più buio terribile. Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio della seconda stagione di Pillole di Script. Mi ha fatto molto piacere vedere la vostra adesione e sono sempre disponibile a sentire le vostre domande circa argomenti che vi interessa trattare. E l'argomento di cui vorrei trattare oggi si ispira un po' a delle esperienze che ho fatto in prima persona, a cominciare proprio da una che si è svolta la settimana scorsa, ovvero presentare il proprio lavoro a un produttore. Perché sì, cioè, bello scrivere, bello il mondo dell'artista, però appunto se non siamo come il buon regista di Jig Robot, che era ricco di famiglia e quindi se l'è fondamentalmente fatto da solo, se non coinvolgiamo delle forze che trovano i soldi e le forze umane per realizzare i nostri progetti, e si resteranno qualcosa di cartaceo. Questo discorso ovviamente non si applica solo a chi scrive film, ma anche a chiunque voglia fare qualcosa che non riguarda soltanto impiegare le proprie energie. Se hai scritto un romanzo, vuoi che te lo pubblichino. Se hai un progetto per una gelateria, hai bisogno dei soldi per aprirla, hai bisogno di che qualcuno fondamentalmente creda nella tua idea e nel tuo progetto. Quindi adesso si spegne il computer, perché l'importante è che continui a filmare, penso di sì. Cioè, quello che appunto è importante è rendersi conto che c'è una fase del lavoro che riguarda quello che possiamo fare noi autori, e è una fase individuale, ovviamente prevede la ricerca, prevede far leggere il proprio lavoro ad altre persone, consultarsi, fare domande, eccetera. Ma ci sarà un momento in cui questo progetto andrà nelle mani di qualcuno che lo valuterà. E non è così semplice come può sembrare, della serie «Ehi, ciao, ho scritto questo, to, leggilo», no? Perché purtroppo la realtà è ben diversa. Io mi ricordo quando avevo 15 anni ho scritto un romanzo, uno young adult diremmo oggi, con tanto di vampiri, che prima o poi spero che da qualche parte vada a finire, magari sotto falso nome. E mi ricordo che lo scrissi e lo mandai così, se proprio a varie case editrici. Tra l'altro alcune lo sottomisi via mail, ed altre invece proprio nella busta di carta, no, così. E non ottenni mai una risposta, se non dalla Sellerio, che è una casa editrice coi controfiocchi, nei quali gentilmente mi dissero che non era il loro target, insomma, che non era il loro genere quello che avevo trattato io. Però appunto io mi chiesi molto perché questa cosa non aveva mai avuto risposta, perché io avevo i ricordi di Snoopy che scriveva i suoi romanzi, poi li mandava e aveva indietro la lettera di rifiuto, no? Io non avevo avuto fondamentalmente nemmeno quello, mi chiedevo come mai. Poi conobbi delle persone che mi dissero: guarda, te ti devi aspettare che nelle case editrici ci siano un malloppo così ogni giorno di libri da leggere, non è detto nemmeno che li leggano tutti. E io, oh, no, com'è possibile, no? E poi dopo un po' i miei amici mi regalarono anche un libro che si chiamava 28 ragioni per cui il tuo libro non sarà mai pubblicato, no? Proprio della serie, yeah, no? Però diceva più o meno questo discorso che vi sto dicendo io, cioè la realtà delle case editrici e delle case di produzione, quindi dei produttori, è che sono sì sempre alla ricerca di nuovo materiale da produrre, ma gli arriva ogni giorno, ogni anno, molto più materiale di quello che possono e vogliono fare. Perché in modo particolare le case di produzione non è come Hollywood, che c'è il magnate col sigaro, l'occhiale da sole platinato in oro, che sbatte 500 milioni di dollari in totale per fare un film.
Da noi in Italia, ve lo dico sempre, un film soprattutto costa intorno, quando costa tanto, ai 4 milioni di euro. E questi soldi una casa di produzione non li ha. Li deve andare a cercare tramite finanziamenti statali, finanziamenti stranieri, product placement, tax credit, tutta una serie di lavoro. E quindi è un enorme investimento che molto spesso è a perdere. Raramente, ora le cose vanno un po' male, ma raramente nel nostro paese i film riescono a incassare di più di quanto costano. Quindi capirete ancora di più che per una casa di produzione normale non può fare tanti film l'anno, quindi deve selezionare, no? Infatti le case di produzione campano fondamentalmente di quando fanno le serie TV che gli commissiona la Rai, no? Poi con quello che riescono a racimolare fanno uscire un po' di film, diciamo le più grosse sono La Tao 2, Cattleya, Indigo, insomma ce ne sono tante, potete andarle a cercare in giro. Però appunto nessuna di queste case di produzione può permettersi di rischiare in modo particolare a vuoto, soprattutto se hanno l'impressione che la persona con cui hanno a che fare non è un professionista. Come vi dico sempre, il mondo del cinema è un mondo ristretto, un mondo chiuso, le persone tendono a continuare a lavorare con chi hanno già conosciuto, con chi, perché è un po' una garanzia, no? Una specie di grande famiglia. E è normale che, come posso dire, ci siano tante le persone che sono esordienti, che mandano alle case di produzione materiale nel modo in cui io lo mandavo agli editori, e questo materiale finisce nel void di tutta la roba che loro ottengono ogni giorno. E allora appunto la domanda è: allora non c'è speranza? Come fa un esordiente a farsi vedere al di là di frequentare il centro sperimentale, perché li mortacci loro comunque, chi lo fa più o meno qualcosa da fare lo ottiene? Beh, in primo luogo tentando di dare al proprio prodotto una confezione adatta alla presentazione, no? Cioè, tempo fa ricevetti una mail che da uno di voi, perché non mi disse che mi aveva visto qua su YouTube, però immaginai per il modo in cui scriveva che potesse essere una persona che mi aveva visto su YouTube, perché altrimenti non mi spiego come mi conoscesse, nel quale chiedeva una valutazione per un romanzo che aveva scritto e che si era autopubblicato. E praticamente la modalità di sottomissione di questo progetto rendeva veramente faticoso fare un lavoro per capire di cosa si trattasse, perché il romanzo era stato mandato così nel PDF che poi avrebbe derivato la stampa, quindi non un documento Word o un PDF scritto, ma proprio già pubblicato. Questo aveva comunicato l'idea che l'autore si era autopubblicato, che non aveva né un agente né un editore che spingeva per lui, e che quindi disperato aveva mandato a vari produttori il romanzo. Già questo era un problema, perché ai produttori, generalmente i produttori fanno sì scouting di romanzi, ma non è che se li fanno mandare dagli autori. I produttori hanno dei rapporti con le case editrici che gli dicono: guarda, c'è questo libro qui che sta per uscire, dagli una letta, no? Cioè, gli editori percepiscono un po' già i fenomeni editoriali e suggeriscono ai produttori il libro prima che esca. Quindi se un libro è andato in libreria, di sicuro un buon produttore l'ha già letto. Però, e appunto, i produttori sono abituati a ricevere i soggetti, che è un'altra cosa rispetto ai romanzi. Poi pensavo di fare un video proprio apposta su questo. Ma soprattutto, già che un romanzo ha 100, 200, 400 pagine, non si può, ma anche se fosse un soggetto di 20, non si può mandare un soggetto
cioè io non posso, ma io Aurora Piaggesi scrivo una mail a info@indigo.it, ora non so se è il loro vero indirizzo, Indigo, vi chiedo scusa, non gli posso mandare una mail dicendo salve, ho scritto questo soggetto, per, mi piacerebbe lo leggeste, arrivederci. E loro, cioè, non dico chi sono, non dico di cosa parla il film, non gli dico perché conviene girarlo, tipo così, glielo mando, loro si trovano con un papier, se va bene da 20 pagine, se va male gli mando la sceneggiatura e c'hanno 120 pagine da leggere, e il 90% dei casi loro fanno la vita è troppo breve, vaffanculo, questa è una ragazzina, questa è una che non è una professionista. Quindi state attenti a questo, perché magari avete scritto un soggetto della Madonna e ve lo giocate male comportandovi in modo presuntuoso e non professionale, anche se magari non siete presuntuosi, capito? Dovete partire dal presupposto che un produttore sta facendo sempre 2000 cose insieme e non ha tempo da dedicarvi. Quindi, a partire dalla vostra mail, dovete stuzzicarlo un po', dovete invogliarli a leggere il vostro soggetto o romanzo, a seconda di con chi interfacciate, questo è buono anche per gli scrittori. Sì, con un incipit interessante, ma anche già dalla mail, già dal buongiorno, scrivo per sottoporre alla vostra attenzione questo soggetto che penso vi piacerà perché parla di... E quindi in tal modo catturare un po' la sua attenzione. Anche se uno fa le cose come Dio comanda, e dopo tra poco vi dico cosa intendo, è comunque possibile che un produttore comunque non vi consideri sempre, e nel senso pazienza ci sta. Quindi, ahimè, parte della vita dello sceneggiatore, e lo dico da persona che è estremamente timida e con poco interesse a passare le serate agli aperitivi, eccetera, però parte del lavoro consta proprio nel andare a conoscere questi produttori. E come sapete non è facile, perché i produttori non sono attori, molti di loro, non è che ce l'hanno scritto sulla faccia, sono il produttore tal dei tali, no? E anche se fosse, io personalmente avrei dei grossissimi problemi ad andare da, appunto, un Nicola Giuliano e dire ehi ciao, io sono Aurora, guarda, ho scritto questo, anche perché probabilmente nessuno mi direbbe cazzo vuoi, io sono qua che parlo con i miei amici, bevo il mio drink, che vuoi da me, no? E allora uno dice come diamine fa? Grazie al cielo ci sono delle situazioni nei quali i produttori volentemente si piazzano nella condizione di ricevere e ascoltare progetti di esordienti. Sono dei contesti meravigliosi. Questi contesti meravigliosi sono di solitamente i mercati di cinema, televisione, eccetera. Ad esempio il mercato di Cannes, il mercato di Venezia, oppure il MIA qui a Roma. Sono contesti nei quali i produttori vanno, hanno il loro cartellino e tutti girano con i loro progetti, no? Tutti hanno le antenne dritte per capire chi può distribuire qualcosa, chi può vendere qualcos'altro. Quindi se anche tu sei uno sceneggiatore, un regista, qualcuno che ha un progetto, quello è un contesto nel quale uno sceneggiatore, un esordiente può andare con tutti i suoi progettini, una cartellina, un iPad per vedere cose e andare a stringere la mano e a farsi due chiacchiere con i produttori, che generalmente saranno nella condizione idonea per ascoltarli, sono lì apposta. Ovviamente io sconsiglio di andare a importunare quelli grossi, che hanno grosse produzioni alla mano, perché saranno di sicuro meno predisposti ad avere un catalogo di roba, perché di sicuro ce l'hanno già un catalogo di roba, rispetto magari a quelli più piccoli o a quelli esordienti. Ad esempio, da noi spesso la realtà è che
più produttori piccoli si mettono insieme, producono a percentuali e insieme realizzano il film. Infatti i nostri titoli di testa durano un sacco, no? Quindi io andrei a parlare in particolar modo con questi che sono quelli più interessati. E di recente è stato creato anche un altro contesto ancora. Questo contesto è stato ideato dalla Writers Guild italiana, si chiama proprio Writers Guild Italia. È una vera e propria gilda, un'associazione la chiamerei, un'istituzione che mette gli sceneggiatori sotto lo stesso tetto, diciamo, per promuovere incontri, per incoraggiare le collaborazioni, ma anche in qualche modo per tutelarne il lavoro. Loro hanno fatto una specie di guideline in punti per far sì che gli sceneggiatori che sono iscritti a questa gilda, ad esempio, sottoscrivano di non farsi pagare meno di un tot o di accettare un lavoro che è stato che proviene da un produttore che ha truffato uno degli altri membri della gilda, permette un po', insomma, di rafforzare quella che è in realtà una categoria professionale terribilmente poco tutelata rispetto ad altri, no? E io questo lo apprezzo in modo particolare perché sì, è in realtà una categoria molto potente che se inizia a comprendere quello che è il suo valore, perché ragazzi, senza sceneggiatori non ci sono film, non c'è TV, perché non ci sono persone capaci di scrivere le storie. Quindi basta vedere cosa succede in America quando gli sceneggiatori scioperano, si ferma tutta la industria. Quindi questa gilda, la Writers Guild, tra le varie cose che fa, più volte l'anno organizza i cosiddetti pitch to script. E qui arriviamo alla fantomatica parola pitch, che tutte le volte che io dico ah c'ho un pitch, la gente va, che cazzo fai, non vai a giocare a baseball? No, pitch è un termine proprio appunto dell'industria cinematografica che in parole povere significa un'occasione in cui tu hai un lasso di tempo molto breve per proporre la tua idea a qualcuno. Quindi questi pitch che loro organizzano sono fondamentalmente delle sessioni nei quali gli autori iscrivono gratuitamente la loro idea e il loro progetto su una piattaforma. E di solito mettono una sinossi, mettono un genere, è importante sapere la categoria, mettono sì, genere, sottogenere, una bio dell'autore. E a quel punto i produttori che sono interessati vanno a vedere il catalogo in lista e dicono ma non mi interessa nessuno, non mi iscrivo, oppure dicono ah ok, a me interessa questo, questo, questo e questo, no? Allora a quel punto il produttore interessato paga una quota e va a parlare, cioè durante il giorno selezionato parlerà per 10 minuti con ognuno degli autori il cui interesse, il cui progetto ha suscitato il suo interesse. E di tutti invece gli autori che si sono candidati saranno chiamati solo quelli che i cui progetti hanno suscitato qualcosa in un produttore. Quindi se tu magari hai mandato una sinossi e ti vuole un produttore solo, ci vai, paghi quella cifra, ma quella stessa cifra paghi se parli con 5-6 produttori. Quindi è un'occasione molto importante per un esordiente di farsi notare in un contesto professionale, appunto. Per quella che è stata la mia esperienza, i produttori variano da produttori medio-piccoli a produttori anche più grandi. Ad esempio, a un pitch dove sono andata c'era proprio anche Rai Cinema e altri, e appunto ti rendi conto di cosa proprio vuol dire un'occasione in cui te per 10 minuti devi convincere qualcuno che la tua idea è una figata. E più uno è allenato a questo, più appunto se avrà poi l'occasione di incontrare in ascensore Nicola Giuliano potrà parlargli bene di quella che è la sua idea e incantarlo, il cosiddetto
pitch da ascensore, no? E quindi sono delle esperienze molto interessanti nelle quali bisogna andare preparati, perché solitamente cosa succede? Una volta che tu hai ottenuto la tua partecipazione a questa, a questo evento, tu ti presenti lì con un discorso fondamentalmente. Io per mia esperienza non è che me lo preparo, non è che vado lì perché io, uno, non so imparare a memoria, due, mi sembra una cazzata, cioè sinceramente io mi relaziono con la persona che ho davanti cercando di mettere in luce di più quelle che sono le cosiddette unique selling points del progetto, perché tanto la sinossi l'ha letta e io gli dico un po' invece le cose che secondo me distinguono il progetto nella massa dei progetti di cui loro stanno prendendo considerazione, e faccio leva su quello. Ovviamente questo varia da progetto a produttore, perché una volta feci un pitch su una serie transmediale e non andai tanto sulla trama, andai proprio sul fatto che era transmediale. Un'altra volta magari uno fa una cosa e parla con un produttore che sa che magari lavora tanto con la Rai e gli dice: guarda, questo alla Rai piacerebbe, lo so perché, magari io dico perché ci ho lavorato, magari dico perché somiglia a questi altri progetti. E quando tu vai lì, appunto, ti viene sempre consigliato di portare con te un dossier. In questo dossier, che generalmente è tipo un PowerPoint stampato, no? Qualcuno lo rilega, qualcuno aggiunge immagini anche, sono scritti un po' quelli che sono i punti salienti di questo progetto. Non è ancora la Bibbia, perché mancano tutta una serie di cose, però in questo dossier uno ci mette la sinossi, ci mette il genere, ci mette appunto i prodotti a cui somiglia, il target, ci mette chi sono i personaggi, ci mette appunto su che caratteristiche punta quando questo progetto deve essere venduto, e anche cose tipo la location, se c'è già qualcuno interessato a girarlo, se c'è già degli attori che potrebbero essere interessati nel progetto, insomma ci ficca tutto quello che nella testa del produttore fa partire immagini, perché quello è sempre importante, quando si parla di cinema bisogna far partire immagini nella gente, non cazzate, insomma. E dall'altra gli deve far partire altre idee che fondamentalmente cacciano grano, no? Cioè gli devi suggerire possibilità distributive, gli devi suggerire attori. Io una volta ho sentito un mio collega di sceneggiatura che faceva leggere una sceneggiatura a un produttore, e questo produttore a un certo punto fa: ah, ci vedo che è Cozzalone. E tu dici: porca puttana, no? Cioè, ok, ci hai visto che è Cozzalone, bene, è fatta, no? Quindi se te riesci a, con quello che dici, a non manipolare in senso negativo, ma a stuzzicare la mente del tuo produttore per stimolare in lui un'immagine, lui sarà più intenzionato poi ad avere altro sul progetto. Sarà intenzionato a leggere cos'altro hai e a eventualmente opzionartela, la sceneggiatura, per vedere fin dove si riesce ad andare avanti. Perché questo è anche importante ricordare, che il processo di pubblicazione di un libro è un poco più semplice rispetto a quello della realizzazione di un film. Se un prodotto a un editore piace, ti aiuterà a sistemarlo, poi lo stamperà e farà la promozione, ti aiuterà a lanciarlo. Da noi, già nel senso nel cinema, è un poco più diverso, nel senso che può capitare che un produttore dica: sì, guarda, ti do dei soldi così te lo fai vedere solo a me e non lo fai vedere a nessuno, continua a scrivere, però è possibile che dopo che il tempo per cui lui ti ha dato quei soldi è scaduto, è possibile che dica: no, non mi interessa più, e te allora lo fai vedere a qualcun altro, oppure è possibile che faccia cadere delle cose o che ti faccia delle modifiche per i quali tu non sei contento, allora te ne vai te, insomma. Ci sono i contratti di sceneggiatura apposta per quello, e se è un argomento che vi interessa ne possiamo poi
anche parlare. Per quanto riguarda presentare le cose a un produttore, queste sono le cose chiave, cioè presentare sempre il prodotto in modo breve, chiaro, che stuzzichi la mente del produttore con immagini e possibili soluzioni di guadagno. Se lo fate attraverso una mail, anche nella mail deve essere contenute queste informazioni, anche descrivere un po' di voi stesse. Se lo fate a voce o tramite un dossier, mantenete sempre appunto la brevità, la precisione e appunto lo stuzzicamento tramite la vostra presentazione. Per oggi penso quindi che sia tutto e vi saluto. Ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video di Pillole di Script.